20 minuti di domande e risposte che partono da questo momento. Attendo i vostri messaggi, vediamo che cosa verrà fuori. Per dire, che ne pensi di Depay a zero, o meglio Kostic? Beh, penso anche che vadano a ricoprire due posizioni diverse, nel senso Kostic è un giocatore che ama giocare sulla linea sinistra, che possa essere tutto campo o che possa essere la linea del centrocampo. Depay è un giocatore che può essere anche utilizzato soprattutto come attaccante centrale, quindi probabilmente sono due cose differenti. È ovvio che Depay eventualmente nel 4-3-3 magari può giocare come esterno di sinistra, perché no, però penso che siano due trattative staccate. Poi Depay, ne parlavo nel video di ieri sera, ha una situazione particolare, no? In questo momento al Barcellona, e potrebbe partire a parametro zero, potrebbe essere lasciato libero a parametro zero, quindi vediamo, può diventare un'opportunità di mercato. Quando hai detto Rabiot incedibile, ho avuto un mezzo mancamento. Ragazzi, mezzo mancamento su Rabiot incedibile viene. No, meglio senza pin, ve le leggo e basta oggi. Sapete tutti quanto non mi piaccia Rabiot, però l'infortunio di Pogba a quanto pare lo ha messo in posizione privilegiata. Io ragiono sempre sul fatto però che Rabiot ha soltanto un ultimo anno di contratto, quindi se la Juve vuole cercare di cederlo, questo è il momento giusto, perché sennò non ci monetizza da Rabiot. Ciao Luca, pensi che Fagioli potrà essere un titolare di questo evento, oppure rimarrà sempre una buona riserva? Ma io mi auguro che diventi un titolare, cioè su Rovella, Fagioli, Miretti almeno uno spero che possa diventare un giocatore importante per la Juve, me lo auguro davvero, perché sennò davvero non ha senso avere dei prodotti del vivaio o comunque dei giovani interessanti se poi la conversione in giocatori effettivi non avviene. Quindi almeno uno dei tre spero che possa diventare un titolare insostituibile per la Juve nel corso degli anni. L'altro giorno facevo l'esempio di Tonali, del Milan di Tonali, quindi anche aspettare questi ragazzi penso che sia la parola d'ordine. Potrai sbagliare, ma per te Zaniolo ti può stare sia a centrocampo che aprire davanti o alla vice Vlahovic? No, credo falso 9, per quanto abbia anche fatto la punta, ma non credo che possa farlo quel ruolo. Al posto di prendere più giocatori, tu che ne penseresti mettendo in caso Loco Zaki in mediana? Ma Zaniolo è un nome interessante se ci sono delle caratteristiche a livello di trattativa da poter incastrare, se no, se Zaniolo viene via solo per 50-60 milioni di euro, insomma, se si riesce a fare un prestito con obbligo di riscatto sui 40, direi che si può portare a casa. Pensi che c'è stato un cambio di mentalità rispetto all'anno scorso? Ma me lo auguro, perché l'anno scorso, ragazzi, male, eh? L'anno scorso male, cioè, cosa si salva dell'anno scorso? Io dico sempre niente. Non vedo nulla da salvare sull'anno scorso, se non eventualmente il fatto di essersi allontanati da Ronaldo, non perché... Sapete tutti, io Ronaldo lo adoravo, però Ronaldo ti lascia un buco grosso all'interno di uno spogliatoio, di una squadra, quindi forse quella è l'unica cosa, e cioè avere anticipato la partenza di Ronaldo di un anno. Però sotto il livello sportivo, sotto quello che si veste in campo, male tutto, e quindi penso che sia necessario un cambio di mentalità, perché sennò semplicemente non si vince, ed è giusto non vincere. Pensi che Gatti possa diventare titolare già prima del Mondiale? Per l'Italia, dici? speriamo, perché ci serve un difensore centrale che sostituisca Chiellini. No, me lo auguro, ma non credo nemmeno che possa diventare titolare in questo primo anno. Deve veramente stupire Allegri nel caso. Vediamo, anche perché si parla poi di cessione di Rugani, e se esce Rugani magari entra Milenkovic, dopo Bonucci, Milenkovic, Bremer e Gatti, e un reparto difensivo con una competizione elevata interna, e tutti possono essere titolari a quel punto. Cioè Bonucci ne farà davvero meno degli anni scorsi quest'anno. Secondo te Rovella va al Monza? Giovanni ci diceva che c'è questo rischio, che c'è questo rischio. Il problema è che si confonde la qualità con la quantità. Sono d'accordo, alla Juve quest'anno non serve solo qualità ma anche quantità. La fascia sinistra l'ho scoperto terribilmente, aggiungo io. Abbiamo parlato a giugno qui in live che l'ossatura della squadra doveva essere pronta per la preparazione. L'ho detto tante volte, eppure questa cosa non si è verificata. Mancando un'ala sinistra, un vice Vlahovic, è giusto dire che siamo indietro a livello di mercato, come hai detto tu. Il resto saranno opportunità. Ma infatti a me non piace la gente che mi dice sì, però abbiamo comprato Pogba, Di Maria e Bremer, non puoi dire che siamo indietro. No, siamo indietro. Sono tre colpi che ci stanno. Sapete tutti che sono carico e gasato per questi tre giocatori che arrivano. Ma la Juve oggi è indietro. Perché non dirlo? Cioè la Juve ha fatto tre colpi in entrata, quante cessioni ha effettuato?
Chiellini, De Ligt, Bernardeschi, Dybala, Morata, Ramsey, cioè ne ha ceduti 6, ne sono entrati 3. Oggi siamo indietro a livello numerico e anche a livello qualitativo probabilmente, perché la qualità ne abbiamo aggiunta con Pogba e Di Maria, certo, ma ne abbiamo anche persa con Chiellini e con De Ligt e Dybala, per dire. Quindi ragionarci un attimo. Sulla squadra di Kostic abbiamo già risposto. Cosa ne pensi dell'arrivo di Kostic? Intanto vediamo se arriva. Può essere un profilo interessante per questa Juve, soprattutto che ruolo andrebbe a ricoprire. Ma ti apre delle possibilità interessanti, insomma, Kostic, eh? Anche quella di giocare con la difesa 3, perché può essere un giocatore di spinta in un centrocampo in cui è l'unico esterno, quindi con tre centrali, un 3-5-2, magari un 3-4-3. Può essere una bella opzione. Noi lì siamo scopertissimi. Cioè, pensare eventualmente di farmi una stagione con Alessandro, se decidiamo davvero di giocare 3-5-2, io non credo, però se decidessimo di giocare 3-5-2 e farmela con Alessandro o Pellegrino di Sceglio, spero che giochi Pellegrini sempre sulla carta. Cosa ne pensi da lui, Kostic? Abbiamo già detto, scusa, l'ho già letta. Se avessi cedere uno tra Rovella, Miretti e Fagioli in prestito un anno, chi cederesti? Domanda da $1 milione. Io da qualche tempo a questa parte continuo a dire che li terrei tutte e tre. Sembra Rovella quello più vicino a essere ceduto, mi dispiacerebbe perché mi è piaciuto tanto nella tournée, ma veramente tanto. Tu Miretti soprattutto perché quello di tre con meno esperienza, ma soprattutto, cioè, più che altro è quello più giovane, quindi quello che si apre maggiormente a una stagione lontano da casa. Però sembra essere uno di quelli che Allegri ha blindato dicendo no, questo sembra già pronto, e quindi magari ben venga un classe 2003 già pronto per entrare nelle rotazioni della Juve. Volevo scriverti solo perché ti seguo da più di un anno e mi piace davvero tanto quello che porti. Anche a parte questo, volevo chiederti che acquisti vorresti e che acquisti invece per te arriveranno. Ma è una domanda difficile, Loris. Nato, grazie per i complimenti. È una domanda difficile perché ormai mi sembra che ci sia poco tempo, cioè c'è meno di un mese per completare la rosa con il mercato e ci sono 12 giorni prima della prima partita, quindi quello che vorrei, ne ho già parlato all'inizio del mercato, c'è ancora Lavagna lì, c'era Koulibaly, Molina, Udogi, Pogba, Milinkovic-Savic, Di Maria, Kostic, Raspadori, quello che mi aspetto in questo momento è decisamente meno rispetto a quella roba lì, quindi vediamo. Capitan futuro chi vedi? Direi Chiesa a questo punto. Mi sembra quello che incarna maggiormente il profilo di Capitan Futuro. Il video è finito di Giovanni. È finito. Milenkovic, Paredes, Depay, Raspadori, con l'uscita di Rugani, Arturo, uno tra Rovella e Fagioli, è possibile? Allora, Giovanni ci diceva Paredes più un esterno sinistro che potrebbe essere Raspadori, inquadrato in quella posizione lì. Sì. Ci diceva che Milenkovic potrebbe entrare con l'uscita di Rugani, quindi sì. E Depay ci diceva che poi con il vice Vlahovic ci ragionavamo nelle ultime giornate di mercato, quindi sì, penso di sì. Non è nemmeno un mercato da chissà quanti altri soldi da sborsare. Poi bisogna chiedersi, dopo siamo pronti con questi innesti? Forse sì, forse no, bisogna capire. Piccola riflessione personale, magari sbagliata, le riflessioni sono sempre giuste. Credo che se arriva Paredes, Allegri abbia intenzione di tenere Loca tutto l'anno mezzala. Probabilmente sì, ancora di più se va via Rabiot. Sì, può essere. I giovani fino a pochi giorni alla fine del mercato preferirei tenere Rovella e Fagioli piuttosto che Miretti, li vedo più pronti. No, credo che sia una riflessione giusta la tua. Penso di sì. Luca, a bruciapelo, peggiore ipotesi e migliore ipotesi nel mercato della Juve. Siamo nel futuro e appena finito il mercato. Che abbiamo preso e che abbiamo ceduto. Ma è quello che dicevo prima, è difficile. Cioè, rispondere a una domanda del genere è difficile. Perché il mio sogno ovviamente è prendere un'altra mezzala di qualità assoluta, prendere un'ala di qualità a sinistra, sostituire il terzino sinistro e prendere un altro bel centrale difensivo, però da qui a questo c'è di mezzo la realtà, purtroppo. Serve un mancino in difesa, anche secondo me. Ma è vero questo scambio tra Juve e City, tra Gundogan e Arthur, una fake news? No, non è vero, anche perché Arthur sembra in procinto di andare al Valencia, quindi no. Cosa ne pensi del ritorno di Pjanic? Ovviamente sappiamo che non è un upgrade, ma equilibra un po' la situazione. Allora, per me sia Pjanic che Paredes non ti aggiungono chissà che cosa. È vero, ti aggiungono un ruolo che ti manca, è quello del regista, per allora c'è Rovella. Piuttosto che Pjanic tengo Rovella tutta la vita. Ma non si discute, ma forse anche piuttosto che Paredes io personalmente proverei Rovella.
La chat è aperta. Chi ti ha stupito di più in questa tournée, Rovella o Fagioli? Devo dire la verità, Rovella. La prima partita, tanta roba Fagioli. Però la partita di Rovella col Barcellona e tutte le altre apparizioni... Oh, Rovella mi ha impressionato, mi è sembrato un gran bel giocatore. Luca, secondo te con un centrocampo ipotetico, Paredes, Locatelli, Pogba, come ti sembrano? Manca forse uno come Zaccaria o McKennie? Beh, comunque ce li avresti in panchina. Allora, Locatelli poi bisogna valutarlo un anno intero da mezzala, perché quando l'anno scorso ho fatto la mezzala con Arthur in cabina di regia, Locatelli ha giocato decisamente meglio. Decisamente. Bisogna vedere. Ma bisogna vedere anche Paredes poi com'è. Bisogna poi vedere anche Paredes com'è. Non lo so. Sulla carta mi sembra buono, poi il campo ci darà la risposta, ma forse speravo in qualcosina di più. Devo dire la verità. Ma per dire, forse perché preferirei addirittura Jorginho al posto di Paredes. Con Jorginho al posto di Paredes, con Locatelli e Pogba, sarei molto più tranquillo. Posso dirlo, devi dirlo, Bresingar. Eravamo partiti a bomba, ma oggi sono molto deluso dal mercato, sia per i nomi che girano che per le tempistiche. Ma anch'io. Anch'io purtroppo. Purtroppo anch'io. L'ho già detto tante volte, insomma, ci siamo fermati, ci siamo arenati, magari la tournée, sì, può essere, non lo so. Però secondo me oggi ci siamo arenati. Rombo a centrocampo fino al ritorno di Chiesa? O magari anche quando torna Chiesa poi, perché Allegri te l'ha detto tante volte che lui Chiesa lo vede come punta e magari l'attacco con il rombo può essere Di Maria sulla tre quarti e Chiesa e Vlahovic davanti. Può essere. Bisogna vedere che cosa ha Allegri in testa. Visti tutti i centrocampisti che abbiamo in rosa, tu intendi quindi con Di Maria attaccante. Non vedo però dei gran trequartisti come centrocampisti della Juve. McKennie è stato un tentativo completamente fallito l'anno scorso come trequartista, molto meglio come incursore. Secondo me Pjanic è un ex giocatore, punterei su Rovella a questo punto e prenderei Milinkovic-Savic se ci sono le possibilità. Ma quello anch'io, assolutamente. Pjanic, ragazzi, nelle ultime due stagioni ha fatto 50 partite, l'anno scorso Turchia, cos'era, Besiktas, ha giocato veramente poco, non lo so. Sì, la chat è in modalità solo abbonati perché per le Q&A è riservata agli abbonati. L'intervento di Gatti contro il Barcellona è qualcosa di assurdo. Io credo che Allegri punterà molto su di lui, non sottovalutiamolo. Ma magari Gatti possa diventare il nuovo Barzagli nell'idea di Allegri. Ma magari pure, cioè, ci servirebbe un bel colpo a centro in difesa fatto in questo modo. Magari, guarda, davvero, io sarò il primo tifoso di Gatti da qua alla fine. Secondo te perché non si parla di Torreira? La Juve è tanto scarsa, a me piace molto. No, io ribadisco sempre che secondo me non ha senso di parlare in assoluto di centrocampisti se non di qualcuno che davvero ti fa svoltare il reparto. Sembra essere Paredes l'idea, Torreira tra l'altro sembra molto vicino al Galatasaray, quindi l'anno scorso secondo me ha fatto una buona stagione alla Fiorentina, poi probabilmente serve qualcosina di più, però anche, secondo me anche Paredes serve qualcosina di più. Secondo te, no, questo l'abbiamo già letto. Io ho dei dubbi di partenza sul modulo 4-3-3 o 4-3-1-2. Dipenderà dal mercato finito, no? Ma forse addirittura teniamo sott'occhio il 4-2-3-1. Ma sui moduli non ho particolari preoccupazioni, perché comunque Allegri negli anni te l'ha dimostrato che modulo per lui è secondario. Mi interessa trovare una spina dorsale definita dei titolari, quello sì. A me spiace che se uno dice serve un altro centrale perché Rugani non può fare il terzo, magari andrà via, venga percepito come un non credo in Gatti. Questi discorsi sono diversi, ma assolutamente sì. Assolutamente sì. Cioè, Gatti tutt'oggi, ad oggi, è un'incognita. Nessuno può sapere come andrà a rendere Gatti al primo anno in Serie A e in una big. Nonostante questo, sono il primo fan di Gatti e spero che faccia una bellissima stagione e che possa diventare un titolare della Juve. Ma credo che sia naturale avere dei dubbi. No, non è vero, City e Juve no, non è vero. Oltre ad un esterno sinistro, se si liberasse a zero De Pai lo prenderesti? E ne parlavo nel video di ieri sera, ti invito eventualmente a recuperarlo, in cui parliamo anche dell'opzione in cui si può liberare a zero. Io Vlahovic l'ho visto male con Real, sì, anch'io. Diamoli tempo, però
serve un vice Vlahovic, a me che non dà sicurezza. Si parlava appunto di Mertens, vediamo. Sì, Mertens sembra non essere interessato in realtà alla Juve, addirittura si era fatto il discorso di Juve interessata a Mertens e allo stesso tempo Juve che aveva già fatto l'offerta, Mertens che aveva già rifiutato, che lì siamo andati un po' oltre. Il vice Vlahovic, per dire, Depay potrebbe essere assolutamente un nome, dato che potrebbe esserci l'opportunità di portarlo a casa a zero. A proposito di centrale di piede sinistra, il Milan sta trattando Diallo del PSG, classe 96, può fare anche il terzino sinistro, esperienza internazionale, costa pure poco. L'ho letto ma non lo conosco, quindi lo vedremo eventualmente al Milan. Tra l'altro il Milan, secondo me, sta lavorando molto bene negli anni a cercare questi giocatori che non sono magari conosciutissimi o comunque hanno poco spazio nelle big, li portano lì, li fanno crescere. Il Milan sta lavorando molto bene, lo scudetto l'anno scorso credo che sia stato meritato per questo punto di vista, e la Juve dovrà cercare di seguire anche questa linea, non solo quella di giocatori con la grossa nomea come Pogba e Di Maria, ma anche giocatori di questo tipo. E secondo me Kostic si ferma esattamente lì, poi Kostic non è giovane indubbiamente, però è un giocatore che negli anni ha sempre fatto molto bene, quest'anno particolarmente, quindi magari buttarlo dentro, perché no? Ciao Luca, secondo te quale deve essere la priorità oggi nel mercato della Juve? Secondo me un altro centrale andrebbe preso a prescindere da Rugani, visto che con quattro centrali bastano infortuni e si è in difficoltà. Sì, lì dopo magari entra in gioco il discorso Danilo, che per quanto non mi faccia impazzire come opzione c'è. Secondo me la priorità è l'esterno sinistro, alto. Non abbiamo giocatori, cioè in attacco facciamo un resoconto d'attacco. Chiesa, che torna poi, Vlahovic, Di Maria, Cuadrado, Ken, Sule. Secondo me è poco. Secondo me è poco. Davvero poco. Solo io sento nella Juventus quella voglia di rinascita e di cambiare. E poi Fagioli potrebbe giocarla prima con il Sassuolo. Beh, giocarla potrebbe giocarla. Io ho visto che la Juve in queste tre amichevoli, a tratti, non per tutta la partita, ma a tratti qualcosa di diverso l'anno scorso, ha cercato di farla. E questa cosa mi dà fiducia. Poi bisogna essere bravi a insistere su questa cosa e a non mollarla se le cose non dovessero andare bene, perché non possiamo seguire la linea dell'anno scorso. Kostic gioca con Vlahovic nella Serbia, potrebbe essere aiuto, nel caso sarebbe tanta roba. Vediamo, vediamo. Ha buone condizioni economiche, perché no? Fuori Rugani, Artur, dentro Milenkovic, Kostic e Paredes. Sei soddisfatto a chiusura del mercato? Devono uscire anche altri giocatori, se no abbiamo troppi centrocampisti. Non voglio rischiare di avere chissà che cosa, chissà quanti esuberi. Io gradirei comunque qualcosa di più se devo prendere un centrocampista, però sembra che la casa vada a offrire questo. Ho visto che con Giovanni non avete parlato di Zaniolo, è vero. È un'idea di mercato ormai tramontata, sarebbe un peccato. No, secondo me rimane aperta, ma Giovanni diceva che la Juve vuole un giocatore in tempi brevi da schierare già con il Sassuolo. Quindi forse Zaniolo non è quel tipo di calciatore lì. A meno che poi Ken non diventi a tutti gli effetti il vice Vlahovic e che quindi tu non debba tornare sul mercato per un attaccante e che tu possa andare a prendere un altro esterno, quindi Kostic più Zaniolo. Può essere, ma verosimilmente abbastanza complicato. Hernanes o Rabiot? Oh, il profeta Hernanes a me piaceva, ragazzi. Grande il profeta. Quando torna a Chiesa, in teoria a settembre, ma pieno regime, dovrebbe rientrare da gennaio, quindi armiamoci di pazienza perché manca ancora un po' prima di rivederlo fresco fresco sui campi da gioco.